questo intervento riguarda le neoplasie renali. La diagnosi di neoplasia renale ormai negli ultimi 20 anni è cambiata in maniera importante rispetto a quanto avveniva prima, in quanto le diagnosi vengono eseguite in maniera occasionale in stadi sempre più precoci. Accade ormai che il paziente esegue un'ecografia per altri motivi e in corso di questa ecografia si osserva una lesione renale che poi viene ulteriormente studiata con TAC, con risonanza magnetica o con entrambi, e questo è il modo con cui il paziente sa di avere questa malattia. È una malattia che quindi si presenta in una fase totalmente asintomatica e richiede, nella stragrande maggioranza dei casi, una terapia chirurgica. La terapia chirurgica dei tumori del rene è l'unica terapia che ancora oggi può essere risolutiva, cioè asportato il nodulo può fornire risultati di lungo sopravvivenza. L'intervento chirurgico consiste, in funzione anche dello stadio di malattia, nella rimozione di una parte soltanto dell'organo, di solito solo la porzione interessata dalla lesione neoplastica, oppure nell'asportazione dell'intero rene per le forme più avanzate. Quando la malattia viene diagnosticata incidentalmente, come dicevamo poc'anzi, il 95% di queste lesioni viene trattato asportando soltanto il nodulo, non l'intero rene. Questo è un intervento che oggi viene eseguito in maniera standardizzata con una procedura robotica, quindi mini invasiva, ha una degenza che oscilla tra le 24 e le 36 ore, tempo in cui il paziente può andare a casa senza catetere, senza drenaggio, quindi esattamente così come è avvenuto. Un terzo di queste lesioni si dimostrerà essere all'esame istologico definitivo una lesione benigna, la rimanente parte un tumore del rene vero e proprio. A prescindere da questo esame istologico, la chirurgia è risolutiva, quindi che sia benigno o che sia un vero tumore del rene, la chirurgia conservativa del rene fornisce risultati in termini di controllo di malattia sovrapponibili alla nefrettomia radicale, per cui non conviene tutte le volte che tecnicamente è possibile asportare il rene, in quanto asportare soltanto la lesione fornisce gli stessi risultati oncologici. Chiaramente risparmiare il rene ha un chiaro vantaggio in termini di preservazione della funzione renale e di rischio di sviluppare nei 10, 20, 30 anni a seguire un'insufficienza renale cronica. Quindi la chirurgia conservativa oggi è uno standard e permette di preservare al massimo la funzione renale e di fornire i medesimi risultati della chirurgia radicale da un punto di vista oncologico.